Ben approdati sul mio canale per il video dei preferiti del 2017. Andiamo subito a incominciare perché i prodotti che sono schierati qui di fronte a me, voi non li vedete, sono veramente tantissimi. Quindi cominciamo con la base idratante di Kat Von D. In questo video vedrete molti prodotti di Kat Von D, sono quelli che ho acquistato di più durante il 2017. Allora, con questa base mi trovo veramente molto bene perché la abbino soprattutto al suo fondotinta, che è, Madonna come ridotto, il fondotinta Lokit, che io ho nella colorazione Light Warm 45. Ho anche Light Warm 43. Le alterno oppure le miscelo. Io ho una pelle mista, tendente al secco. Questo fondotinta per me va abbastanza bene avendo una pelle mista, ma siccome e soprattutto in questa zona ho un pochino di tuberose, allora con questo vado a dare la giusta idratazione per poter fare in modo di portare in maniera confortevole questo fondotinta. È comunque un'ottima base, lo fa durare più a lungo, ne aumenta la scorrevolezza nell'applicazione e insieme li trovo veramente ottimi. Poi, sempre per la base, come fissante trucco, quello di Kat Von D, il Makeup Setting Mist Lokit. Con questo mi trovo veramente benissimo. Diciamo che se la gioca un pochino con quello di Urban Decay, l'All-Nighter, però questo ha una marcia in più, che è la nebulizzazione, che è sottilissima, non si sente assolutamente, è praticamente una nebbia. E questo me lo fa senz'altro preferire a tutti quanti gli altri fissanti provati fino ad ora. Adesso ho intenzione di provare quello della Glam Glow e vedremo se riesce a surclassarmi il Kat Von D. Poi, sempre per la base, ma guarda un po', la cipria di Kat Von D, la Lokit Setting Powder nella versione translucent, che poi penso sia la sola. E con questa cipria mi sono trovata benissimo, fa il suo lavoro egregiamente, è davvero sottilissima, svolazza, infatti, che ha una bellezza e un piacere. Non dà assolutamente nessun tipo di colorazione né sbianca, però è leggermente, vi faccio rivedere, è leggermente giallina e quindi dà un finish molto molto luminoso e va a togliere un po' quel grigiore per gli incarnati che purtroppo lo hanno come me, che sono sempre massacrata. Comunque, andando avanti ancora, sempre con i prodotti per la base, qua sembra che mi ha sponsorizzato Kat Von D, ma vi giuro di no, purtroppo. Un prodotto che ho visto fortemente ignorato nella maggior parte dei video che trattavano prodotti di Kat Von D, che è il Color Correcting e Shadow Primer, e con il quale io mi trovo veramente benissimo. È un primer in stick, sembra quasi uno degli stick in shadow di Kiko, però è molto molto corposo, come se fosse un correttore in stick. Fa sì da primer all'ombretto e vi giuro che quando lo mettete lì resta dei secoli, amen. Va ad intensificare il colore dell'ombretto, gli va a dare proprio un plus e inoltre va ad esercitare un'azione correttiva sulle discromie della palpebra. Infatti non esiste in una sola colorazione, ma penso ce ne siano 7 o 8. La mia è la Light, proprio perché devono andare ad accordarsi comunque all'incarnato del viso, e ce ne sono anche di molto molto scuri, appunto per le dark skin. Poi, sempre per il viso, andiamo ai blush. Uno dei blush che mi è piaciuto tantissimo in questo 2017 è questo di Marc Jacobs, che è Shameless. Allora,
La colorazione è questa, è un corallo pescato satinato molto molto luminoso. Eccolo qui, dà un effetto bellissimo proprio di bonmin, come si dice. Dà un bellissimo effetto bonmin, come si dice. Acquistato nella mia febbrile ricerca di un dupe del famoso blush 108 di Kiko, che ormai è fuori produzione, e devo dire che in questa mia ricerca spasmodica tipo Santo Graal ho trovato, però mi sono imbattuta in dei blush veramente veramente validi, pur non avendo ancora trovato il dupe di quello. Continuo a cercare e sempre per la stessa motivazione è stato acquistato anche questo blush di Guerlain, che è questo colore qua, Pink Me Up. Ed è un rosa sempre pescato, sempre satinato, ma con una satinatura molto meno evidente di quello di Marc Jacobs. Ed è anche questo un bellissimo colore, molto molto delicato, però stratificabile. Quindi diciamo che si può costruire l'intensità voluta e poi profuma meravigliosamente di violetta. Tutti i prodotti Guerlain profumano di violetta. Adoro, mi ricorda mia nonna perché mia nonna portava sempre il profumo alla violetta. Poi, ultimo blush, è un acquisto che io ho fatto nel 2017, anche se questo blush ormai esiste dai secoli, nei secoli, dei secoli, ed è un prodotto assolutamente cult, NARS. Io poi ho preso la versione gigante, formato famiglia, ed è ovviamente Orgasm, che sulla scia del Rose Gold potevo farmi mancare questo blush tanto luminoso, come potete vedere, eccolo qua su. E anche questo va costruito comunque se volete un effetto molto molto evidente. Poi tra l'altro di questo ho anche trovato finalmente il dupe e poi ve lo farò vedere in un video apposta. Continuiamo sempre con i prodotti per il viso, passo alle palette. Una palette che mi ha veramente stupito per la sua versatilità, perlomeno io l'ho resa versatile, è questa di Becca. E quindi, eccoli qui, quindi Malibu Soleil, il bronzer, Hibiscus Bloom, il blush, poi l'illuminante Rose Gold, e l'altro illuminante Beach Nectar. Allora, io con questa palette riesco a fare tranquillamente un trucco completo, naturale, molto effetto California, però lo faccio tranquillamente. E quest'estate mi ci sono trovata benissimo, quando avevo la necessità di dover fare un trucco che fosse veloce ma che mi desse un bel effetto vivente, ho utilizzato spessissimo questa palette. Infatti, come vedete, è piuttosto consumata, devo dire approvatissima. Sempre come palette viso da contouring, ovviamente non poteva mancare la palette Shade and Light di Kat Von D, che ve lo dico a fare. Le cialdine e il loro stato di usura possono parlare da sé. E ottima ottima palette, come dico sempre, non mi stancherò mai e poi mai di ripetere, Kat Von D ha il suo top, a parer mio, nelle polveri tutte. Allora, tra i mascara preferiti del 2017 ho una di conferma sempiterna, che è il Too Faced Better Than Sex. Vabbè, non spendo troppissime parole, lo scovolino è quello Clessidra. E io mi ci trovo benissimo e mi consente di poter ottenere diversi tipi di effetti a seconda di quanto lo lavoro. Se lo lavoro molto mi dà un bel effettone wow, se lo lavoro meno e lo passo semplicemente un effetto più naturale, ma comunque approvato. Poi un altro mascara che è sempre un prodotto di cui non ho assolutamente sentito parlare o visto parlare su YouTube e non capisco il perché, è il mascara di Kat Von D,
che è stupendo, a parte il packaging meraviglioso con questo astuccio nero opaco con tutte queste rose in rosso metallico. È un ottimo mascara, cioè io mi sono trovata veramente troppo bene. Lo scovolino è particolarissimo, con le setole in silicone, il corpo principale dello scovolino ha questa spirale di setole e poi all'ultimo c'è questa pallina con le setole di lunghezze differenti che formano quasi una sfera in degradé e serve per dare il volume, oltre che per andare a cogliere tutte quante le ciglia più inarrivabili, diciamo. Io mi sono trovata veramente benissimo con questo mascara e non so perché nessuno ne ha parlato. L'ho comprato per caso e lo approvo anche perché lo metto tra i preferiti del 2017. Una delle palette più utilizzate è stata sempre la Shade and Light Eyes. E anche qui potete notare il massacro delle cialde. L'ho usata veramente tantissimo anche perché questa la uso anche per lavoro, così come la Shade and Light. E la performance è eccezionale, per me è sempre una garanzia perché so che riesco ad ottenere il risultato che mi prefiggo con queste polveri, con questi ombretti. Alcuni le trovano eccessivamente polverose, io trovo sì che ci sia una certa polverosità in cialda, ma raramente mi hanno fatto fallout e comunque un fallout gestibilissimo. Poi, tra le altre palette, per quanto riguarda gli occhi, che ho utilizzato tantissimo nel 2017 e permettetemi una sniffata la Sweet Peach di Too Faced, assolutamente meravigliosa. Mi ci sono trovata benissimo. Di colori pescati non ne contiene tantissimi, infatti, bah. Però ha un bel range di colorazioni. Ho apprezzato particolarmente questo ombretto qui, questo, ovviamente il rose gold e tutti quanti i pescati e quelli luminosi. Purtroppo quelli con cui non mi sono trovata bene sono stati i colori scuri, in particolare questo, questo e questo qua su, che sono leggermente difficili da sfumare, vanno lavorati un bel po' per raggiungere la giusta intensità e poi di questo purtroppo i glitter si vanno a perdere nella sfumatura, ma per il resto è veramente un'ottima palette e la consiglio e non a caso l'ho messa nei top del 2017. Poi, ultime due palette che vi faccio vedere insieme perché comunque io le considero in un certo qual modo complementari sono le due palette di Jeffree Star, la Beauty Killer e la Androgyny. Io quando vado ad utilizzare queste palette, nella maggior parte dei casi le uso insieme perché comunque una ha alcune cose che mancano all'altra e viceversa. Allora, vi faccio vedere per prima la Androgyny. Beh, il packaging meraviglioso lo conosciamo tutti. È una palette che Jeffree Star ha considerato una palette nude, a suo modo potrebbe anche esserlo, però qui purtroppo manca un ombretto panna opaco per opacizzare e illuminare l'arcata sopraccigliare e tutta la zona della palpebra. E poi io trovo che manchi anche un colore scuro, scuro e molto intenso. Per questo dico che sono complementari, perché con la Beauty Killer io vado a porre rimedio a questa assenza. Ecco qua la Beauty Killer, e all'interno della Beauty Killer c'è uno dei panna che mi piacciono di più tra tutte quante le palette che ho, e c'è sia un bellissimo nero, anche se glitterato, e questo marrone intensissimo che è Vanity, che può essere utilizzato appunto per dare maggiore intensità al trucco, per fissare la matita scura e via discorrendo. Per contro, nell'altra c'è tutta una serie di colori che in questa mancano, come per esempio tutti questi verdi, questi
questo rosso e tutta questa gamma di colori neutri, soprattutto luminosi. E quindi trovo che insieme siano eccezionali. Forse l'unica che può essere utilizzata di più da sola è la Beauty Killer, appunto perché contiene quei due ombretti che secondo me in una palette sono assolutamente fondamentali per renderla completa. Ora, ho anche alcuni ombretti singoli che ho utilizzato moltissimo e mi sono piaciuti. Questo è uno dei Dazzle Shadow di MAC, Feel the Fever. Sono degli ombretti che sono praticamente pigmento glitter pressato. Hanno una luminosità assolutamente eccezionale. Io trovo che diano il meglio di sé se sono applicati su una base cremosa e poi ritamponati per dare maggiore intensità con il dito. Vi faccio vedere per quale motivo, perché comunque la base dell'ombretto non è molto molto intensa o pigmentata. Quello che fa tutto il lavoro è la gran massa di glitter. Di questi ne ho presi diversi, 4-5, e sono quelli che mi sono piaciuti di più. Questa in rappresentanza, diciamo. Della stessa tipologia sono questi ombretti di Urban Decay, eccoli qua. Questo è il famosissimo Solstice. Diciamo che ha una base di un mattone rosato scuro e poi ci sono tutti questi glitter che danno tutte queste micro riflettenze tra il rosa, il lilla, il viola, il verde, il celeste. È un tripudio. Un tripudio. Anche questo però è un ombretto che non ha una base molto coprente, e quello che fa di lui un ombretto eccezionale è tutto il gioco delle riflettenze. Può anche essere utilizzato da solo per un trucco molto molto semplice, molto tranquillo, però trovo che come top su una base cremosa sia appunto il top. Poi, andando avanti, ma guarda un po', è tornata Kat Von D. Allora, questi sono i Metal Crush Eyeshadow di Kat Von D, sono degli ombretti spettacolari, hanno una texture che è eccezionale, praticamente crema, crema totale. Questo è il rilascio di colore, pienissimo, sono super super metallici, super riflettenti. Che dire di più? Sono in offerta da Sephora. Che state aspettando? Andateli a comprare. Dunque, ah, scusate. Questo è Synergy. Beh, ve l'ho fatto vedere prima, non vi ho detto il nome. Mentre invece questo è il famosissimo Thunderstruck, che prende il nome da una canzone altrettanto famosa degli AC/DC, per chi non lo sapesse. Ed è un ombretto luminosissimo, è una sorta di bianco avorio, cangiante a questo punto perché va dal bianco avorio, platino, argento, un qualcosa di fenomenale, sempre con la stessa texture super burrosa. Eccolo qua, che ve lo dico a fa, questo Kat Von D ha dichiarato che è il suo illuminante prediletto. In effetti io l'ho usato come illuminante e vi consiglio di fare altrettanto almeno una volta nella vita. Poi, preferiti sempre del 2017, due pigmenti di MAC. Questo l'ho acquistato in Travel Size ed è il bellissimo Platinum, che io consiglio di avere a tutti perché è il punto luce migliore dell'esistenza. Questo veramente fa paura. Fatemelo posare perché è un pochino volatile. Eccolo qui. Come punto luce all'interno dell'occhio, come botta di vita per un make-up che vi è venuto fuori magari un po' troppo rilassato. E io ci ho fatto anche un cut crease bellissimo con un color mattone caldo nella piega dell'occhio. Favola, e quindi Platinum è assolutamente un must have. E poi ovviamente non poteva mancare questa, la scatolina è quella della
La scatolina è quella della collezione natalizia dell'anno scorso, la Nutcracker. L'unica cosa che ho acquistato di quella collezione, perché del resto purtroppo nulla mi colpì, ed è questo semplicemente meraviglioso pigmento. Che favola, eh? È stupendo ed è il pigmento rose. Mi faccio un attimino apprezzare la fantastiliardicità. Allora, guardate che cosa non è. Ora lo poso un attimo e vi faccio vedere. Questo è quanto metallo liquido. Questo ve lo straconsiglio. Mi sembra che sia ancora reperibile, o perlomeno sul sito credo di averlo visto. Ora, in chiusura, prodotti labbra. Cercherò di andare veloce. Tra le tinte labbra che ho preferito nel 2017 ci sono sicuramente loro, e cioè le tinte labbra di Lime Crime. Sono estremamente confortevoli, la texture è sottilissima. A me personalmente non seccano le labbra, hanno una discreta durata, perché quelle 4-5 orette se le fanno abbondantemente. E i colori sono stupendi, che sono Saint, Dream Girl e Polly. Ecco qui, stanno bene con qualunque tipo di make-up. E le ho usate veramente veramente tanto, soprattutto in estate. Altro rossetto liquido, Jeffree Star. Questo è Androgyny, che è quello che ho utilizzato di più in assoluto. Ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere al volo, eccolo qua. Stessa cosa, stessa texture, sottilissima, confortevole. Quelle di Jeffree Star hanno una durata leggermente maggiore, a parer mio, però entrambe io le trovo più o meno sullo stesso livello. Poi sono rimasta piacevolmente stupita da questo prodotto, eccoli qua, che sono i matte shaker di Lancôme. Io ho preso beige vintage numero 270. La confezione è deliziosa, si additano. E poi c'è questo applicatorino qui. Eccolo qui. Come vedete è proprio sfumabile, come un acquerello. Più stratifate, più diventa intenso, e potete appunto anche sfumarlo come faccio solitamente io. Si asciuga e non dà assolutamente fastidio, sempre texture molto sottile ed ha anche una bella durata. Allora, altro prodotto che mi ha assolutamente stupito, che io ho acquistato pensando che fosse una tinta labbra. Non era una tinta labbra, ma mi ha comunque stupito. Perché in realtà è un gloss di Diego Della Palma, è un gloss di un rosso mattone metallizzato ed è pigmentatissimo, cioè ora voi non crederete a quello che state vedendo. Davvero, questo è un gloss, cioè è più coprente di una tinta labbra quasi, ed ha una durata veramente buona per essere un gloss, perché almeno un paio d'ore se le fa, eh? È bellissimo, ed anche questo l'ho messo, insomma, durante le feste, sotto le feste. Poi andiamo ai normalissimi lipstick e passiamo a Yves Saint Laurent. E questo è il 217, che è un nude bellissimo. Ed è questo rosa terracotta, super super vellutato. E come vedete è proprio anche lo stick ha questo aspetto vellutato. È un matte. E dove vi faccio vedere che qua ho creato il panico. Ve lo metto qui. Vabbè, cosa non è? Quanto può essere bello? È veramente molto molto confortevole. È un matte, ma è anche idratante. Non ha una durata
sempiterna, insomma, 2, 3, 4 ore a seconda di quello che poi mangiate, eccetera. Però si riapplica volentieri e senza creare alcun tipo di problema. A suo favore c'è appunto la confortevolezza, pur essendo un rossetto, come potete vedere anche da qui, matte. Poi, MAC, tre colori, quelli che ho utilizzato di più, e sono in velocità Russian Red, che è il mio rosso per eccellenza, abbinato alla sua matita Cherry, come Nude Whirl, che è questo color cappuccino molto molto caldo, abbinato alla sua matita Whirl, come ultimo rossetto, che è stato veramente il mio super super top del 2017, Chili. È un rosso meraviglioso, che è un rosso, quello che io posso definire rosso brick. Ha una colorazione talmente particolare che purtroppo ora forse in camera non si potrà apprezzare. È sì un rosso, però ha una piccola percentuale di color mattone dentro, un color mattone aranciato che visto così non si nota. La luce è terribile, quindi figuriamoci. Però lo rende un rosso veramente particolare, tra il rosso e il color mattone. Io non sono riuscita a trovare un dupe da nessuna parte di questo rossetto. È veramente fantastico e di solito io lo abbino alla matita Chicory. Poi, continuando con le matite labbra, due matite che ho veramente amato durante il 2017 sono sempre di MAC e sono la matita Soar, che è una rosa nude che sta bene praticamente con tutto. La puoi veramente mettere con la posso veramente abbinare alla maggior parte dei rossetti che ho. Eccola qua. E poi la matita Chicory, che mi piace proprio anche da portare così da sola come rossetto, perché queste non sono matite. Non si asciugano, non hanno una durata come le long lasting, però sono abbastanza confortevoli a parer mio ad essere portate tranquillamente anche come rossetti. In conclusione, mi ero dimenticata l'ultima tinta labbra, sempre tra le tinte labbra, Lolita 2 di Kat Von D. Allora, le tinte labbra di Kat Von D sono un argomento veramente controverso perché performano non sempre bene. Per la durata più che altro, perché il resto è perfetto, la texture è confortevolissima, si stendono che è una meraviglia. Io non trovo che ci sia problema per il fatto che l'applicatore sia così lungo. E poi a seconda del colore, la durata. Io ho preso Lolita 2, che è a parte un colore assolutamente meraviglioso, è uno di quelli che a parer mio dura di più, o quantomeno. Se ne va in maniera omogenea ed essendo un nude è meno evidente, quindi è quella diciamo più performante da portare per questa serie di motivazioni. Sempre di Kat Von D, due rossetti, vabbè, il plurifamosissimo Lolita, che è un nude assolutamente bellissimo, è questo rosa malva, non troppo caldo e molto intenso, è uno di quelli che ha la migliore performance perché anche per quanto riguarda gli studded kiss, purtroppo a seconda del colore la performance va a cambiare. Ecco la colorazione, oh, si abbina ai miei capelli. Poi il colore che mi ha stupito enormemente, che ho utilizzato durante le festività natalizie, è Adora, che è un rosso acceso metallizzato. Che visto così potresti pensare, oh mio Dio, invece no, perché sulle labbra e anche qua nello swatch noterete che questo metallizzato è un metallizzato matte, quindi dà alla fine una leggerissima satinatura con tutte queste micro perlescenze dorate che ci sono all'interno,
dà una riflettenza tale che rende le labbra più polpose, più carnose, tridimensionali. E inoltre ha una durata spaventosa, cioè io l'ho messo per il cenone di Natale e a fine cenone non dico che era perfetto, ma era ancora lì. E lo stesso per quanto riguarda il pranzo. E sono rimasta veramente stupefatta. Quindi adesso è in sconto da Sephora 12 euro. Se lo trovate ancora, prendetelo al volo perché ne vale enormemente la pena. Dunque, tirando le somme, questi sono i miei preferiti 2017 per quanto riguarda i prodotti high cost. Poi farò ovviamente anche il video, per quanto riguarda i prodotti low cost. Spero di avervi dato qualche spunto, di avervi quantomeno fatto un po' di compagnia e al prossimo video. Miau miau!